Alessandro Di Battista inizia oggi, come lei ha detto, il secondo turno di squalifica dai banchi del Parlamento. La ragione è paradossale perché l'intento delle vostre battaglie che ha portato all'espulsione, l'ultima ieri, dei senatori Sant'Angelo e Airola, è quello di riportare la legalità nella politica difendendo oltretutto la Costituzione. Beh sì, quando gli spazi democratici vengono chiusi dall'arroganza, la violenza, lo squadrismo del potere, quello vero esercitato dalla Presidente Boldrini, anche da Giorgio Napolitano, che firma decreti incostituzionali da un governo che pratica la dittatura costante, la disobbedienza civile è l'unico mezzo, per cui sì, abbiamo protestato animatamente, con estrema determinazione, in maniera non violenta, nessuno di noi ha alzato le mani, anzi chi ha preso una pizza è stata la nostra collega Loredana Lupo, e per questo io ho preso 25 giorni in sanzione. Grazie alla Boldrini però sto girando l'Italia a fare insieme a tutti i miei colleghi decine e decine di agorà che stanno davvero dando l'opportunità a tantissimi cittadini di avvicinarsi alla politica, di informarsi su quel che è successo e durante i giorni del decreto Banca d'Italia e durante tutta questa legislatura delle larghe intese, e per cui è come sempre l'arroganza di questo sistema che oltre ad essere arrogante è anche molto stupido, cioè determinate punizioni che ci infliggono gli si ritorcono contro. Oltre un anno in Parlamento ora arriva la sfida più grande, quella dell'Europa, quanto grande per le sorti del Paese? E la mia idea è che siano delle elezioni fondamentali, siano delle elezioni molto molto politiche, cioè se riuscissimo ad avere un risultato importante, superiore a quello di febbraio 2013, magari anche riuscire a vincere le europee, sarebbe un segnale importante, perché il nostro comunque è entrato come movimento certamente antisistema, anche se democratico e non violento, un movimento che è entrato certamente con il tutti a casa. E l'idea di confermarsi dopo un anno di attacchi da parte di tutti, contro tutto e tutti, con i mezzi di comunicazione, contro i nuovi partiti che si coalizzano, la rielezione dello stesso Presidente della Repubblica, applicazioni di norme come la ghigliottina inesistenti, ecco, mantenere uno stesso risultato o addirittura incrementarlo rispetto a febbraio sarebbe un segnale forse unico nella storia della Repubblica, dove movimenti così nuovi e così diciamo forti e appunto antisistema nel giro di poco tempo vengono risucchiati dal sistema. Se questo non avvenisse a noi sarebbe la prima volta nella storia della Repubblica. Come l'Italia vista dai banchi del Parlamento? O come lo Stato? È uno Stato davvero tanto incancrenito? Sì, c'è la mafia dovunque, dovunque. Quel palazzo c'è la mafia là dentro, io non pensavo che fossero così indecenti i colleghi degli altri partiti. Non sono tutti delinquenti, ma è il sistema che è troppo becero, è un cancro, è ormai marcio. Io non avevo contezza del livello così basso, me ne sono reso conto dopo quest'anno in Parlamento. Così come il Paese è un Paese in macerie, è un dramma, quando governeremo e governeremo ci prenderemo queste macerie, però è anche un Paese, io sto notando, dove per la prima volta forse sta sorgendo un popolo unito, sovrano, che da la Sicilia alla Sardegna, dalla Pantelleria alla Val d'Aosta, grazie a Meetup, al lavoro che fa il 5 Stelle è un mezzo che i cittadini liberi devono utilizzare per entrare nelle istituzioni, si sta formando. Questo è incredibile, è già la nostra più grande vittoria. Il sistema dell'informazione nel mirino dei 5 Stelle, che cosa c'è di profondamente sbagliato oggi nel modo di fare informazione? I soldi fondamentalmente, i gruppi di potere, i gruppi industriali mettono i loro uomini nei consigli di amministrazione dei giornali, e per cui le linee editoriali vengono dettate non dalla redazione, ma da pezzi grossi dell'industria, spesso del crimine organizzato, e dai partiti politici che appunto obbligano giornalisti a non essere liberi a scrivere qualsiasi cosa, basta che sia a favore dello status quo. Questo non significa che non ci siano dei grandissimi giornalisti liberi, sono indispensabili in Italia, ma è evidente che è il primo problema in Italia. Noi abbiamo tutti i mezzi di comunicazione, quasi tutti contro, ma è un bel segnale. Fondamentalmente quando governeremo noi cittadini toglieremo i soldi ai giornali, i soldi pubblici, toglieremo i pezzi grossi messi da partiti RAI, si dovranno trovare un lavoro e faremo pagare alle televisioni private, a cominciare da quelle di Berlusconi, i giusti prezzi, i giusti quattrini per le concessioni. È evidente che se faremo tutto questo, dato che lo faremo, loro si stanno difendendo in ogni modo tentando di non farcelo fare. Altre dure battaglie vi attendono, tra queste c'è quella per l'abolizione di Equitalia. Quale ruolo avrebbe dovuto avere Equitalia e che cosa invece oggi? Equitalia sono degli strozzini legalizzati, in pratica. Non si può. Diceva Don Lorenzo Milani che non si possono fare parti uguali fra diseguali.
Cioè, ci sono cittadini italiani che non sono evasori, ma sono in difficoltà e lo Stato deve metterli in condizione di pagarli, cioè non li deve perdere, deve in pratica trovare un sistema che possa mettere al centro l'umanità. Prima di essere dei contribuenti sono dei cittadini e ci sono persone oneste che non ce la fanno, allora devi trovare dei giusti modi per far rientrare quello che devono appunto pagare senza utilizzare in pratica una SPA che più incasse, più pone sanzioni o aumenta gli interessi di quello che devono pagare i cittadini, più guadagna, è tollerabile. Sempre la logica del mercato, lo Stato deve fare lo Stato, non deve avere nulla a che fare con il mercato. In generale, qual è o chi è il peggior nemico del cittadino italiano? La disinformazione, non ce n'è un'altra. Se riusciamo a creare informazione, cioè noi non, io dico sempre non votate il Movimento 5 Stelle, informatevi, perché se i cittadini fossero informati davvero tutti, il 5 Stelle avrebbe il 90%. Renzi chi è? Ma è uno dei tanti, ora c'è tutti i riflettori addosso, ma non è che sia una persona differente da D'Alema, da Franceschini, da Veltroni. È uno dei tanti che ha la sua fortuna di avere a disposizione e i mezzi di comunicazione, diciamo, il Gruppo Espresso e dei Benedetti, diciamo, di centro-sinistra, anche se non so che cosa abbia dei Benedetti di sinistra, e anche i mezzi di comunicazione di Berlusconi, con il quale è sceso a patti da anni, da quando Berlusconi l'ha ricevuto ad Arcore dopo essere diventato sindaco di Firenze, che gli ha dato una mano a Firenze, gli ha messo a disposizione anche i Verdini, per cui è uno dei tanti che ha un incredibile favore mediatico, perché davvero manca solo che lo troviamo nei documentari della National Geographic vestito da esploratore, oppure la prova del cuoco che impasta gli gnocchi di semolino, però sta dovunque Renzi, che però a livello di intelligenza politica e di onestà intellettuale, insomma, vale davvero poco. A che livello è la vostra rivoluzione culturale? A un livello buono, ma c'è ancora una marea di strada da fare, cioè noi non veniamo da Marte, veniamo da questa stessa Italia, che è un'Italia purtroppo fondata sulla trattativa Stato-mafia, dove ci hanno insegnato spesso che essere furbi è più importante che essere bravi, dove la corruzione è diffusa anche nei nostri cuori. Diceva Giorgio Gaber, non temo Berlusconi in sé, temo il Berlusconi in me, cioè come se un po' di berlusconismo fosse un po' in tutti gli italiani, no? Sai, l'essere un po' paraculo, questo è da contrastare, ma ci vuole tempo.